8 agosto, San Domenico di Guzman, iniziatore dell'ordine domenicano. L'ordine domenicano è l'altro grande ordine mendicante insieme a quello francescano sorto all'inizio del XIII secolo e iniziatore del carisma mariano dell'ordine domenicano. Forse non tutti lo sanno. Tutti conosciamo questo quadro della Madonna di Pompei, ma non tutti sanno che quel santo, quel sacerdote che riceve da Gesù bambino la corona del rosario, non tutti sanno forse che è San Domenico di Guzman. San Domenico di Guzman nasce a Calaruega, nella vecchia Castiglia, diocesi di Osma, nel 1170. Sin da piccolo, naturalmente, oltre che la tradizione dice che già quando la madre lo aspettava in grembo ebbe dei sogni premonitori della grandezza e della santità di questo bambino che sarebbe nato, però già da piccolo dimostrò una straordinaria pietà e diventato sacerdote all'età di 24 anni fu scelto dal suo vescovo, il vescovo di Osma, per una missione che questo vescovo doveva svolgere addirittura in Danimarca a nome del re di Castiglia. E naturalmente era una scelta dovuta ai meriti di Domenico, che era insigne per dottrina, per preparazione teologica e per pietà, per preghiera, per spirito di preghiera e per zelo pastorale. Mentre si recavano dalla penisola iberica alla Danimarca, dovettero attraversare il vescovo con il suo segretario, Domenico di Guzman, dovettero attraversare il sud della Francia e lì si accorsero del grande disastro che coinvolgeva il popolo cristiano. Ecco, l'eresia catara dilagava e San Domenico naturalmente prende spunto da questo accorgersi che la Chiesa nel sud della Francia, ma un po' dovunque, era in decomposizione e che l'eresia catara degli albigesi, perché erano soprattutto attorno alla città di Albi, nel sud della Francia appunto, dilagava, per iniziare un'opera con il suo esempio e con la sua parola di predicazione, di invito alla conversione, di invito al ritorno alla vera Chiesa rivolto agli eretici. Le difficoltà furono tante, ma poi la Madonna venne in soccorso del suo servo fedele. Ecco, secondo la tradizione, che è avvalorata però dall'esperienza di noi cristiani, cattolici, che tutti oramai preghiamo il rosario è diventato come un segno identitario dell'essere cattolici romani, la Madonna gli apparve e gli fece una domanda, lui che era in ritiro, in preghiera, in digiuno, scoraggiato, perché a lui sembravano troppo miseri i risultati del suo apostolato contro l'eresia. La Madonna gli chiese dunque qual è stato lo strumento di cui la Santissima Trinità si è servito per riparare il mondo guasto dal peccato. E lui rimase interdetto quando vide la Madonna che gli fece questa domanda. La Madonna rispose ella stessa e disse che lo strumento è stata la salutazione angelica, cioè l'annuncio dell'angelo a lei e quindi poi l'incarnazione del Verbo, il parto del Figlio di Dio e quindi tutta la storia della salvezza. Allora gli insegna la Madonna a San Domenico, gli insegna proprio il rosario, gli dona il rosario. Difatti fino a qualche secolo fa la corona per recitare le Ave Marie, quella che noi chiamiamo adesso rosario, non veniva chiamato semplicemente rosario, ma veniva chiamato rosario di San Domenico. E tramite questa preghiera
riuscì a ricondurre all'ovile di Cristo tante pecorelle che si erano smarrite, molte volte anche per la poca preparazione o per la inadeguatezza morale del clero cattolico. E quindi la sua fu un'opera di conversione degli eretici, ma anche di riparazione della Chiesa all'interno, soprattutto indirizzata al clero. E proprio in conseguenza di ciò, molti giovani si affiancarono a lui ed egli fondò l'ordine dei Domenicani, l'ordine dei Predicatori si chiama in realtà, ma da lui, dal suo nome, Domenico, che vuol dire poi appartenente al Signore, Dominus e Signore in latino, divenne l'ordine domenicano, che si espanse in una maniera impressionante. Pensate, solo lui nella sua vita, che terminò il 6 agosto 1221, solo lui fondò 60 conventi e questi conventi erano tutti pieni di giovani preparati e innamorati della verità, zelanti verso la Chiesa e integerrimi nei loro costumi, insieme a San Francesco, sicuramente colui che riparò la Chiesa che stava crollando all'inizio del XIII secolo. Da una parte la Chiesa scoppiava di salute per la sua interconnessione col potere politico, ma era tutto un'apparenza. In realtà il popolo era lontano e grazie a San Domenico, grazie a San Francesco, il popolo ritornò, ecco, ritornò in seno all'ovile di Cristo. San Domenico, santo della verità e del rosario, e anche il beato Bartolo Longo, fondatore di Pompei, in realtà era un terziario domenicano. E anche il santuario di Pompei, qui vediamo appunto la Madonna col bambino, col rosario, San Domenico e Santa Caterina da Siena, anche il santuario di Pompei si può definire un frutto del carisma che il Signore volle iniziare con San Domenico. San Domenico, uomo veramente di Dio, ci dicono le cronache che egli o parlava di Dio o parlava con Dio, o parlava di Dio nella predicazione o parlava con Dio nella preghiera, mai parlava male degli altri e mai si impressionava per le cose che succedevano attorno a lui. Solo il dolore degli altri quasi intaccava l'imperturbabilità del suo carattere, sempre uguale dinanzi a Dio, sempre pieno di pace, luminoso e radioso. San Domenico di Guzman prega per noi.